Amici del Kun, benvenuti alla Forese Bridge da parte di Riccardo Garbarino per la terza giornata della prima divisione Lega Statale. In campo ci sono i ragazzi del Lago e la C Brera Pasteur. I ragazzi sono primi a punteggio pieno, mentre gli avversari hanno raccolto 4 punti nelle prime due e hanno la grande chance di passare in testa alla classifica. Ora presentiamo le formazioni. I ragazzi del Lago: Carozzi, Bosotti, Errico, Falconi, Francioli, Marenzi, Mariani, Ramoni, Severini, Vairetti, Zambonini. La C Brera Pasteur: Ippolito, Busà, Calemme, Carloni, Fontana, Garofoli, Napoli e Nicoletti. Caro, mi senti, caro? Fontana, calcio d'angolo battuto corto, salta un uomo, ancora Fontana. Fontana direttamente in porta, la palla resta lì ed entra per l'1-0 del Brera Pasteur. Forza, forza! Col numero 22, Fontana. Sveglia, eh? Oh, oh. Dai, raga, dai, raga, oh! Continuiamo così, forza, forza! Dai, Brera, dai, Brera! Singi, bravo! Porta il pallone Francioli. Ancora Falconi. Occhio, caro, dietro! Scarica dietro, lancio lungo a cercare Francioli che è di testa! Non trova la porta! Buona occasione per il pari dei ragazzi del Lago. Fontana ancora sull'out di sinistra. Ma ha trovato il gol direttamente in porta. Anche in questo caso Carozzi blocca a terra. Altra chance per lui e per il Brera. Bravo! Segui, 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 segui! Ancora, coccia, coccia! Francioli, Francioli! A cercare Bosotti, Bosotti in area di rigore, Bosotti, punta Calemme, il sinistro! Dentro il pallone Zambonini! 1-1 dei ragazzi del Lago, che bella azione! Messa laterale, lunghissima, in area di rigore, arriva Calemme che mette dentro! Errore in uscita di Carozzi che si scontra con il suo difensore, è 2-1 per il rossoblù. Prova il colpo di tacco, palla che passa lo stesso. Carloni allontana, pesca Busa in zona d'attacco, che sponda per numero 22, Fontana, 3-1, doppietta per lui, terzo gol in campionato. Calemme, lungo con le mani per Busa, palla che passa, ritiro l'aggancia, punta Ramoni, Busa prova a girarsi, la suolata, se ne va, Busa, bravissimo. Busa cerca il numero 11, Calemme. E l'arbitro pone fine al primo tempo, 3-1 in favore del Brera Pasteur sui ragazzi del Lago, doppietta di Fontana e Calemme, non basta per ora la rete di Zambonini. Bentornati alla Forese Bridge per il secondo tempo dei ragazzi del Lago contro Brera Pasteur, punteggio è di 3-1 in favore dei rossoblù. Marenzi ha provato subito a colpire da fuori, la palla si è spenta altissima. Marenzi è passato, Marenzi ha spazio, supera Garofoli, Marenzi scarica per il compagno, Francioli, grande risposta, poi Falconi, incredibilmente alto sulla respinta, grandissima occasione per i ragazzi del Lago. Ippolito sbaglia clamorosamente, regala il pallone a Mariani, 3-2, errore pazzesco del portiere. Ecco, 1-2, chiude Napoli. Nicoletti scambia con Fontana. Nicoletti porta il pallone. Nicoletti prova il tiro. Carozzi blocca. Sì, 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 sì. Attenzione, palla destra. Enrico con i pugni alza in calcio d'angolo Ippolito. Grande chance del pari per i ragazzi del Lago. Esce Carloni, entra Garofoli, lancio lungo di Carozzi a cercare i propri compagni. Rischia tanto questo appoggio indietro per Ippolito che trova Busà che gira il volo, palla alta di poco, bellissima la girata del numero 10 rossoblù, lancio in avanti per Marenzi, prova a scambiare con Francioli, Francioli indietro per Errico, in avanti per Bosotti, pesca il numero 10, Francioli di sinistro, non trova la porta, grande chance però per ragazzi del Lago di trovare il pari. Marenzi, lungo lancio in avanti. Calma, calma! Si spegne in rimessa laterale e finisce così. Il Brera Pasteur batte 3-2 i ragazzi del Lago grazie alla doppietta di Fontana e alla rete di Calemme. Non bastano Zambonini e Mariani. Ai ragazzi del Lago è tutto per questo match da parte di Riccardo Garbarino.